Continuiamo a parlare del nuovo film Pixar Inside Out 2. Stavolta, però, invece delle curiosità, abbiamo gli easter eggs, i riferimenti e i dettagli nascosti. Prima di iniziare col video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi e attivate le notifiche. Seguitemi anche su Instagram, dove pubblico molte cose interessanti. Nome del profilo scritto in alto. Mentre Riley cerca di vedere gli esiti nel quaderno dell'allenatrice, nell'ufficio di quest'ultima possiamo notare una lampada, ovvero Luxo, protagonista del corto Luxo Junior e simbolo di questa casa cinematografica. Durante la scena ambientata nel Forte dei Cuscini, per alcuni frame possiamo vedere un riferimento al meme del 2015 Distracted Boyfriend. Oltretutto, il ragazzo che vediamo insieme a Riley sembra essere la sua cotta immaginaria presente nel primo capitolo. Durante la scena iniziale della partita di hockey, tra gli sponsor abbiamo la Spinny's Pizza. Riferimento a Carol Spinney, colui che ha dato la voce a Big Bird e Oscar the Grouch in Sesamo Apriti. In una scena, Nostalgia apre la porta e dice la sua battuta. Possiamo notare che accanto sono presenti degli scaffali con delle idee, tipo quella che Rabbia ha deciso di utilizzare nel primo film. Sempre parlando della pellicola originale, nella stessa scena possiamo notare che non c'era nessuna porta. Nella scena dove Riley scherza con Val, a un certo punto la ragazza fa questa cosa. La sua espressione facciale assomiglia alla DreamWorks Face, utilizzata da molti personaggi DreamWorks, che consiste nell'alzare un solo sopracciglio e storcere leggermente la bocca. Vi ricordate la seguente scena presente nel primo film? Nel sequel appaiono gli stessi personaggi che avete visto poco fa e quindi anche gli stessi cappelli. Dopo che Lance Slashblade ha sconfitto le guardie, a una di queste è caduto il berretto. All'interno c'è scritto semplicemente My Hat, ovvero il mio cappello. La scena dove Ansia appare sul grande schermo e ordina ai suoi dipendenti di disegnare possibili futuri scenari è un riferimento allo spot 1984 della Apple, con il quale è stato presentato il computer Macintosh. Anche la clip dove viene distrutto lo screen è un rimando alla pubblicità. Abbiamo parlato di Inside Out 2, ma adesso facciamo un attimo un passo indietro fino al penultimo film Pixar, ovvero Elemental. In una scena, il padre di Wade fa vedere a Amber un quadro che sembrerebbe raffigurare tutte le emozioni attraverso i colori. Abbiamo gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, ansia, invidia, imbarazzo, noia e le macchie grigio chiaro ricordano molto nostalgia. Scrivetemi nei commenti se avete trovato altri dettagli nascosti, anche perché secondo me ce ne sono molti. Ci vediamo presto con un nuovo video.